La tua forza aumenterà mentre cammini. Oggi stiamo terminando lo studio di questo magnifico versetto di Isaia. Credo con tutto il cuore che questa serie sia stata l'inizio di una vittoria sulla fatica e sulla stanchezza. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Isaia 40:29-31. La vita da cristiano è una camminata che prosegue giorno dopo giorno. A volte però siamo fermi. Prove, malattie, rifiuti, cattive notizie, i dardi infuocati del nemico. Tutto questo sembra volerci lasciare sulla nostra strada privi di vita. Un giorno Gesù incontrò un uomo sdraiato vicino alla piscina di Betesda. La sua vita era stata come ferma, sprecata per molto tempo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. E mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante, quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Giovanni 5:6-9. Il Signore vuole darti la forza di camminare e di camminare senza svenire. La promessa è che cammineranno e non sverranno, e questa promessa è per te. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Salmi 84:4-6. Continuando ad andare avanti, la tua forza aumenterà. Troverai nel tuo cuore i sentieri tracciati per te e farai della valle di lacrime una sorgente di benedizioni. Perché? Perché il Signore stesso cammina con te. Camminare con Dio è avere Dio onnipotente come allenatore personale. Quindi raccogli il tuo coraggio. Non sei solo. E se ti muovi verso e con Dio, sarai di più di un conquistatore. La tua forza limitata incontra un Dio illimitato e la fatica non la farà più da padrone. C'è un Dio che crede in te. Grazie di esistere. Eric Sellerier.